Ricordiamo che siamo in crociera qua, no? Quindi ok. Fantastica, bellissima Jack. Siete pronti? Let's Ma go! io faccio tantissime cose. E io le voglio sapere tutte. Tutte, Tutte, tutte. Io insegno fitness. Ok. Quindi ci rivediamo fra 6 mesi, dopo che mi sono rimessa in forma. Non so assolutamente. E lì se c'è questa attrazione, sto fuoco. Primo sesso lo fai con la mente. E lì se c'è questa attrazione, sto fuoco. Ed è per questo che se l'è segata, un cazzo di Frankenstein. Avete sentito che ho detto prima? Che poi non ho capito molto bene come battuta. Fermatevi tutti. Quanto sei alto? 1,91 m. L'altitudine cambia, boh. Tu? Senza tacchi, 1,91 m. Pensate, e tu invece? È tutto pericoloso. È in pericolo questo ragazzo. Io quanto sono alta? No, idea, quanto sei bassa? Allora, partiamo dal presupposto che siete voi che siete cresciuti troppo, perché a me mamma mi ha fatto perfetta. Cosa intendi? Vabbè, sì, questo non posso dire, ti ha fatto bene, devo dire, grazie. Sono carina, sono simpatica, sono divertente, sono esuberante, sono un piccolo vulcano, quindi ho tantissime qualità, sì. Allora, E perché allora ho paura di te e sei solamente in uno schermo, porca puttana? Diciamo che al nature sarei alta 1,60 m. Ah, sei alta allora. No, sarei quanto? alta 1,60 m. Ah, sei alta allora. No, mi stai chiedendo il no, faccio? no, no. Ma guarda che No, sto scherzando, calore! a me piacciono così, capito? È incredibile quanto in 10 secondi passano da avere la relazione perfetta e si sono conosciuti adesso a volersi uccidere. È un po' strano. Potrei tirarmela, quindi me la tiro. Dai, non è così patetico. Stanno facendo i simpaticoni. Meglio affrontare le cose con un sorriso isterico che finisce in un coltello che con un coltello fin dall'inizio, vero? Vero? Scrivete se è vero. Perdonatemi. Ecco. No. Grazie. A voi. Mi piace. Ma che cazzo? Cioè, essere corteggiata. Ma allo stesso tempo, se la persona che ho davanti mi piace, perché non mandargli dei piccoli segnali per farglielo capire? No, devi corteggiare, non mandare piccoli segnali. Cioè, se vogliamo normalizzare tutto, normalizza il corteggiamento altrui, non i piccoli segnali. Che vuol dire? Ma io ti ho visto questa giacca, è fighissima. Questa. Questo è un piccolo segnale? Questo non so se è una Tanto pantera colore. o una tigre. Quando l'ho comprato? Tanto colore? Fighissima. 1, 2, 3, 4. Non tanto colore in realtà. Questo non so se è una Tanto pantera colore. o una tigre. Quando l'ho comprato? Non si Mi capisce? sembra più una pantera. Una pantera? Tu sei più pantera o più tigre? Io so più iena. Oh! È diverso da quello che ha detto lui! A me sei piaciuta. Ma ti sto dicendo. Secondo me non gli è piaciuta. Sei daltonico Marco. Dai, dai, pochi colori. Questo è tanti colori? È pochi colori. E non è un colore, ma non è mille colori. Tanti colori. Io ho una numerosa famiglia. Ho una coppia di pappagallini. Noi si Non è una famiglia. I pappagallini sono animali. Siamo in quattro a casa mia. Ma parlano? No. Si fanno i calzelati. No. Ti fanno sanguinare le orecchie. Ho anche una cagnolina, una chihuahuina. Ma che è successo ai tuoi genitori? Tipo nonni, ne hai? Ha fatto 9 mesi da poco. Sono validissime. No. Allora. Smetti di parlare con un cazzo di mafioso. La mia no. La chiave per una relazione perfetta che ti alzi la mattina e sorridi perché il primo pensiero è mannaggia, ieri quante risate ci siamo fatte insieme. Bello, ha ragione. Quell'abbaiare fastidioso, casa zitta. Grazie mille, Talello. Grazie della parola. Canarecchio, come? Oppure ti addormenti subito perché così arriva. Un chihuahua non è un cane, sono d'accordo. Domani e la rivedi. Oh. Come mai sei single? Oddio. Tanto me lo chiederai pure tu, smettila. Ah, una cosa è certa, lei si sta un po' più prendendo di lui, lui sta ancora facendo il masso. Dai, te lo dico io per prima. Vai, 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 scusa il rosso. Sono single perché non sono stata fortunata in amore. E ci sono state delle persone a cui ho voluto tantissimo bene. Ma che si sono rivelate cattive. Però poi non è andata. Non eravamo compatibili, c'era qualcosa che comunque non si incastrava bene. Abbiamo fatto comunque un bel percorso insieme. 41 anni, ma li tiene benissimo. Insieme, poi è finito. Però. Non sempre lascia cose brutte, no? Poi con il tempo le cose brutte si dimenticano, rimangono solo quelle belle. Anch'io la vedo così un po'. Tu? Dimo che le
Quindi è bello, se la vedo io così è buono. Storie serie, ripeto, che ho avuto, si contano sulle dita di una mano, eh. Molto difficile quello che ha detto, anche se era molto facile. Infatti lei non ci ha creduto molto. Si contano sulle dita di una mano, eh. Una mesa. Basta, se uno. No, dai, sto facendo... Una piena però, eh? Le storie più importanti che ho avuto sono quattro. Sta facendo troppo il macigno lui, dai, sciogliti un attimo, coglione. Cinque. Sono durate più o meno dai 4 anni a quella più lunga 7 anni. E io, quando voglio bene la persona, le voglio bene davvero. Tant'è che ho con la maggior parte delle mie ex un buon rapporto. E com'è andata così? Giovanni. Vabbè, diciamo sei stato generoso, hai dato tanto amore a diverse persone. Sì, io mi do ma tanto. Come sì? Il fatto che possa aver avuto tantissime donne sicuramente... Lei ha preso le redini, eh? Lei ha capito. Te non mi crea delle sicurezze. Lui è uno scassaminchia. Sembra uno scassaminchia. Anzi, mi crea delle insicurezze. Sì, quando sono... Non è una assicurante, ho dato tanto amore a tante persone. Ti parlo di queste. Per me sono già troppe, comunque andiamo avanti. Come si chiamano questi qua? Primo sesso lo fai con la mente. E lì se c'è sta attrazione, sto fuoco. Il fatto è che non puoi esordire col primo sesso lo fai con la mente e poi fai tutto il giochino, le persone. No, vuol dire che stai facendo un po' il cazzo di legno, eh? Comunque, fantastica lei. Forse un po' troppo sorridente. Ma lui non c'è. Secondo me non è finita bene fra loro.